Merci. La parola di Daimo Dou Abib, da Filtem Macerata. Abib, scusa per la pronuncia. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Daimo Dou Abib, vengo da Senegal. Allora, io ho preparato due pagine, ma voglio parlare in più. È quella che viviamo dentro le fabbriche, perché io lavoro da una fabbrica da 180 persone, solo 50 italiani, altri tutti sono stranieri. Gli stranieri sono 15, microfono, ma sono nell'età diversa. Lì dal luogo di lavoro, discriminazione che chi che la sa. Io ogni giorno prendo il telefono, chiamo per rivendicare le cose che fanno lì inaccettabile, perché scusami, perché io prima volta che faccio un intervento non sarà facile. Io voglio lanciare soprattutto gli stranieri, andate a fare le teste, perché tante cose qui. Allora, come io, un paese che non è suo, lingua che non hai studiato, non può sapere tante cose, ma con CGL si va a avvicinare, chiedere, ti informano, ti accompagnano, ti... Scusate. Ecco. Va bene. Ma le difficoltà ci sono, non soltanto perché ad esempio io faccio un delegato RSA della CIGIA, la fabbrica dove lavoro, ma ogni giorno mi grafano la mia macchina. Adesso ho deciso di comprare una banda che vale 500 euro, così se mi bruciano non... Io non ho le prove, ma ho sospetto che gente che le fa, perché scusate, emozionato, io anche dopo vai. Allora non esco, mi sfuggire le parole quando bravo. Nel mio paese in Italia ho 45 anni, ma io non ho mai fatto intervento, io purtroppo è così, mi dispiace, scusa, io chiedo scusa a tutti quanti. Grazie a perché Chigiele aiuta molto. Io mi ricordo nel 2008, perché poco fa se ne parlava della cittadinanza. La mia figlia è nata a San Severino, allora alle due mi hanno chiamato al lavoro. Sono tornato lì, c'è una bella bimba, grazie a Dio. Tutto bene, mamma, sì. Allora devo andare in comune per fare l'atto di nascita. Andato lì, mi hanno chiesto il nome, l'ho dato nome, data, giorno, tutto, ma hanno scritto cittadinanza senegalese, ma nata a San Severino. Io chiedo cosa significa la cittadinanza. Io penso che una città dove sei nata. Lunga 10 anni con le prime, non come adesso.
lui che mi ha consigliato, non mi dai 10 anni in residenza, vuoi chiedere la cittadinanza. Grazie, madre, io ho ottenuto la cittadinanza circa 2 anni fa. Adesso sono cittadino. Grazie chi chiede, perché... ecco, mi scusa, grazie tutto, mi scusa.